Ragazzi, lasciate che in 3 minuti vi spieghi cos'è lo Yemen nel 2022. Cerchi di contestualizzare la sua storia recente, perché quello che vedrete in questo video è la risultante di ciò che è successo dal 2014 in avanti. Ovvero, dal 2014 c'è stata la primavera araba e con la primavera araba è stato deposto il presidente democraticamente eletto, che era in carica da più mandati, a causa fondamentalmente per un malcontento economico generale. Ma dal 2014, una volta deposto il presidente, sono iniziati i veri problemi dello Yemen, perché lo Yemen è caduto in una delle peggiori guerre civili registrate a livello globale negli ultimi decenni. Questo perché? Perché con il vuoto di potere causato dalla deposizione del presidente normalmente eletto, le fazioni che fanno parte dell'intero Yemen, che formano l'intero Yemen, hanno iniziato a fronteggiarsi l'una con l'altra, soprattutto grazie al finanziamento esterno dei paesi arabi, come per esempio gli Emirati, il Qatar, l'Arabia Saudita o l'Iran stesso, hanno finanziato le fazioni, ogni paese con la propria fazione, finanziato a livello salario, pagando 70-80 dollari ogni militare, ogni poliziotto, cioè la miseria fondamentalmente, e soprattutto dando, fornendo i milita ai militari, fornendo armi con cui scannarsi a vicenda. Ok, questo dal punto di vista politico, ma quello che pro il problema maggiore all'interno dello Yemen lo si registra dal punto di vista sociale e sanitario e umanitario, perché dal 2014 in Yemen ci sono stati migliaia di morti, soprattutto nelle fasce più deboli, e tuttora continuano. E mi riferisco soprattutto alle migliaia di morti di bambini e di anziani, anche perché è in atto un'epidemia di colera, dato che le condizioni sanitarie sono in una condizione tale che gli analisti definiscono peggiore di quelle di molti paesi africani, e oltre a causare comunque milioni di rifugiati che sono scappati dallo Yemen nelle varie direzioni, spesso in Europa, spesso in Arabia Saudita e altre volte nell'Oman o in India. Ovvero lo Yemen, la situazione attuale dello Yemen è catastrofica. Ma lasciatemi che vi racconti in 2 minuti, in questi ultimi 2 minuti, cos'è l'Almara e cos'è l'Hadramut. L'Almara e l'Hadramut sono due governatorati. L'Almara è quel governatorato che confina con l'Oman ed è definito uno dei più sicuri e ricchi dell'intero Yemen. Per quanto sia ricco e sicuro, io nei giorni, 4-5 giorni che sono rimasto in Almara, ho mangiato solo riso e pollo, qualche volta cammello, offerto dal l'ex governatore, ovvero qualcuno che poteva permettersi di offrire del cibo a qualcun altro. Onestamente, io in tutto lo Yemen vedo delle persone estremamente magre, estremamente scheletriche, magari fa parte anche della Costituzione, ma guardandomi in giro penso che non credo di sbagliare se penso che forse mangiano una volta al giorno, quando mangiano una volta al giorno. Poi, per quanto sia anche l'Almara una regione ricca e sicura, io per entrare ho dovuto sborsare la bellezza di 350 dollari che mi si sono sfilati via dal portafoglio, sia per un semplice timbro sul passaporto da un tizio in canottiera alla dogana che aveva il potere di timbrare i passaporti, poi perché non lo so, dato che sono l'unico turista in tutto lo Yemen, e poi per una fantomatico permesso di per un fa fantomatico permesso di transito di turista per poter visitare lo Yemen. Comunque, quando si entra in Yemen si capisce, la prima cosa che si capisce è che non c'è un governo fondamentalmente, le macchine si sono senza targa, le persone vanno in giro senza Le persone vanno in giro con pistola, Kalashnikov, qualunque tipo di arma, e le situazioni e i problemi che si creano tra le varie famiglie, le varie fazioni, sono risolte
senza appellarsi ad alcuno stato di diritto. Le famiglie, le varie tribù, cosiddette tribù, che sono le famiglie allargate, fanno riferimento spesso per cercare di risolvere i problemi a una terza tribù, e se non ci riescono si arriva alle maniere forti e cocciano una con l'altra. E poi, vabbè, ovviamente mangiano kat, che è quella specie di foglia che dà molta assuefazione, che è uno stimolante, un po' come la foglia di coca, vietatissimo negli altri paesi arabi, ma che in Yemen si mangia, perché comunque sia nessuno può dire niente, tantomeno la polizia e i militari, che non hanno voce in capitolo. Per quanto riguarda l'Hadhramout, la situazione è leggermente differente, perché l'Hadhramout è un governatorato alle dipendenze degli Emirati Arabi, e gli Emirati Arabi hanno fondamentalmente sparso capillarmente la polizia e i militari per tutta la regione dell'Hadhramout. Voi, una volta che entrate in Hadhramout, sarete fermati 25 volte in 25 km da relativi checkpoint della polizia e dei militari. Entrare nell'Hadhramout è abbastanza rischioso, è rischioso entrare nello Yemen, ma anche soprattutto nell'Hadhramout, perché comunque i poliziotti, i militari hanno pieno potere su di voi, e non c'è assolutamente alcuna ambasciata a cui voi possiate chiedere aiuto. E non c'è assolutamente nessun governo, è un paese tuttora in guerra, lo Yemen. Io ho sentito dire con le mie orecchie da un militare: ma perché questo ragazzo non gli prendiamo la metà dello stipendio che riceve da questa fantomatica organizzazione che mi dovrebbe pagare in giro per il mondo? Perché secondo questo militare, dietro alle mie spalle ci doveva essere un'organizzazione che mi pagava il viaggio intorno al mondo. Questo per farvi capire quanti militari abbiano pieno potere su di voi. Ovviamente dipende anche chi incontrate, ci sono le persone buone e le persone cattive, però in uno stato in guerra in cui i militari, i poliziotti guadagnano 70-80 dollari al mese, potete capire che arrotondare in qualche modo il proprio stipendio non sarebbe male. Ma allora perché entrare in Yemen e mettere a rischio la mia vita e mettermi in una situazione tale che chiunque abbia un potere, abbia una pistola, abbia un uniforme con delle stellette possa spillarmi del denaro? Semplicemente perché io voglio visitare lo Yemen, vederlo con i miei occhi, come ho sempre fatto in tutti questi ultimi anni della mia vita, a cui ho dedicato la mia vita, e fare reportage di viaggio. Ovviamente non arriverò nella zona più calda dello Yemen, nel nord, nel governatorato sotto il controllo degli Houthi, ma racconterò lo Yemen che ho attraversato, quello di Al-Mara e quello dell'Hadhramout, e mostrarvi cosa vuol dire viaggiare in un paese in guerra, e mostrarvi comunque l'umanità che si cela dietro a un uniforme, e magari la possibilità di poter andare a visitare una bellissima isola che si chiama Socotra. Per il resto io voglio semplicemente consigliare caldamente a chiunque di non farsi neanche venire in mente l'idea di venire in Yemen, perché lo Yemen è uno stato, un paese pericoloso, non c'è un governo, non c'è, ripeto, assolutamente nessuna ambasciata e tutto può capitare. Io l'ho fatto perché comunque sia ho anni e anni di esperienza alle spalle, o sono stato nei paesi più problematici di questo mondo, so come rapportarmi bene o male, e poi perché comunque sia è un po' la mia professione. Preferisco risultare antipatico che mettere a rischio la vita di altre persone che vedranno questo video e pensano: va bene, se c'è nato lui ci posso andare anche io. Attenzione ragazzi, attenzione. Lo Yemen e lo Yemen. Buona visione. E se avete piacere di aiutarmi in questo giro per il mondo, vi ricordo che potete visitare il mio sito vespanda.com, dove potete comprare uno dei miei libri o una delle mie magliette o gadget vari, o fare una E non donazione. dimenticatevi di iscrivervi al mio canale YouTube attivando la campanellina per essere sempre informati sull'uscita dei miei video. E sempre vi voglio bene!